Va bene, grazie, grazie Mariangela, buonasera a tutti, io appartengo al popolo, quindi ci mancherebbe ancora che non sia sensibile a un tema del genere. Devo dire che per quanto posso e quanto già abbiamo potuto vedere insieme, qui c'è un problema grosso di democrazia, c'è un problema grosso di partecipazione alle scelte pubbliche e c'è un problema grosso di, diciamo, anche di difetto di comunicazione, cioè una bonifica, lo dico in maniera molto molto semplice, una bonifica significa un completo ripristino dello stato dei luoghi e quindi l'eliminazione della fonte inquinante, che in questo caso è una fonte che, come dirà meglio, molto meglio di me il collega, è una fonte che inquina anche le falde acquifere profondamente, da cromo esavalente, e questo è stato accertato negli anni, ma gli anni purtroppo passano, gli anni passano, ne sono già passati troppi perché una bonifica possa essere, diciamo, effettiva, efficace e completa. E quindi una scelta come quella di cui si sta parlando adesso, una scelta di sostanzialmente cementificare l'area, tapparla, per capirci, chiuderla e poi sopra mettere uno strato di verde, diciamo, superficiale, non è una scelta di bonifica. Questo mi sembra che non ci sia bisogno del professore universitario a dirlo. È una scelta, è un modo di mascherare una forma di inquinamento oramai endemica, una forma di inquinamento che si è consolidata, che è profondamente inquinante e che continua a inquinare quell'area. Questo dal punto di vista, come dire, della condivisione della situazione attuale. Dopodiché, se vogliamo ricostruire la storia, non so se, ma solo per sommi cenni, è la storia che grida vendetta, perché una storia di un'area abbandonata dal 2007, dal momento di quella tragedia che tutti noi ricordiamo, fino a oggi, e siamo nel 2024, è una storia che non può che mettere in adempimento, diciamo così, nella migliore delle ipotesi, le amministrazioni pubbliche, in primis l'amministrazione comunale. Allora, c'è una norma, e qui faccio giurista, mi perdonerete, il codice dell'ambiente, articolo 193,3 del codice dell'ambiente, che dice, il principio è chi inquina paga, in parole povere, un principio elementare. Chi ha causato la fonte di inquinamento deve rimuoverla e quindi deve sostenere i costi per rimuovere la fonte di inquinamento stessa. Il sindaco ha dei poteri in materia, l'amministrazione comunale è competente a intervenire in materia. Allora, con ordinanza il sindaco deve disporre il ripristino dello stato dei luoghi, così dice la legge italiana. Allora, ripeto, l'area da bonificare dal 2007, stiamo parlando del 6 dicembre di quell'anno, il procedimento lunghissimo di cui stiamo parlando adesso praticamente nasce nel 2018, quindi nasce, diciamo, già 11 anni dopo rispetto a quando è avvenuta la tragedia Thyssen, 11 anni dopo. Siamo nel 2018 e io, dai documenti che grazie a Mariangela sono riuscito a recuperare, la trasparenza è faticosa, grazie ai documenti che sono riuscito a recuperare, il 21 febbraio del 2018 si riunisce una conferenza di servizi, che è un istituto che serve a far sì che le varie amministrazioni competenti decidano insieme, per fare effettuare l'analisi del rischio sanitario ambientale. Ripeto, siamo nel febbraio del 2018, quindi sono passati 6 anni. Sì. Tavolo tecnico si riunisce il 22 giugno del 2021, quindi 3 anni dopo. 3 anni dopo. Uno può dire, ma sono valutazioni molto complicate, sono valutazioni tecniche, chimica, eccetera. Però di mezzo c'è stato anche il Covid, per carità. Ma nel 2021, quindi 3 anni dopo, quando si è riunita la conferenza dei servizi che doveva fare l'analisi del rischio, si devono decidere le modalità di prosecuzione del progetto di bonifica. Prosecuzione, perché un progetto di bonifica era stato avviato. Di nuovo, ma ne parlerà molto meglio di me chi mi siede di fianco, qui ci sono degli strumenti che la legislazione mette a disposizione. Messa in sicurezza emergenziale, messa in sicurezza operativa, su tutta una serie di piani, no? Siamo, ripeto, nel giugno del 2021. Arriviamo a 13 dicembre 2021,
in cui, dopo che è stato avviato il piano di cosiddetta messa di sicurezza d'emergenza, che doveva, diciamo, essere operativo entro luglio del 2021, siamo a dicembre del 2022, dove viene chiesta la proroga di questo piano di messa in sicurezza operativa. Solo per dirvi come il tempo nel frattempo passa e come il luogo rimane abbandonato, inquinato e inquinante. E arriviamo a quella che io reputo una grave, invece, decisione del Comune. 13 gennaio 23, quindi siamo all'anno scorso, è passato un anno e due mesi circa, determinazione dirigenziale del dirigente del Dipartimento Ambiente del Comune di Torino, che decide di prorogare questo piano di messa in sicurezza dell'area al 30 giugno del 2023, e poi con ulteriori proroghe, perché di fatto siamo ancora lì, siamo con questo piano di messa in sicurezza operativa che è continuamente prorogato, cioè va avanti senza che l'area sia bonificata. Poi vedremo che, come giustamente è stato scritto e chiesto al Comune, un conto è bonificare, un conto è avviare un processo di messa in sicurezza. Non sono proprio la stessa cosa, comunque su questo chiariremo meglio, no? Ma in questa determina dirigenziale del Comune c'è scritto che questo piano di messa in sicurezza dovrà essere, cito testualmente, dovrà essere calibrato rispetto all'effettiva modalità di utilizzo dell'area. Ripeto, il piano di messa in sicurezza dovrà essere calibrato rispetto all'effettiva modalità di utilizzo dell'area. Allora, io dico una cosa, e di nuovo da cittadino, da popolo, ma se devi bonificare, punto. Non devi dire che potrai eventualmente mettere in sicurezza l'area secondo l'utilizzo che se ne farà. Mi sembra un concetto elementare. Ripeto, codice dell'ambiente italiano, ma tutta la normativa di protezione dell'ambiente. Chi inquina paga, chi inquina deve rimuovere le fonti di inquinamento, se non lo fa lui, l'amministrazione pubblica provvede in danno, cioè deve pagare chi ha inquinato, e chi ha inquinato deve rimuovere la fonte dell'inquinamento. Invece qui, sostanzialmente, questa messa in sicurezza è, diciamo, subordinata, dipende da come verrà scelto di utilizzare l'area. Allora la domanda è: ma chi sceglie come verrà utilizzata l'area? Cioè questa effettiva modalità di utilizzo dell'area, chi la determina? Ecco qui le nostre proposte di variante, dico nostre perché io mi riconosco appieno, la prima richiesta di ci sono delle scelte coerenti con la pianificazione. Non bisogna cementificare, no? Non ci deve essere consumo nuovo di suolo, ma quindi bonifichiamo e destiniamo quell'area in modo coerente con tutti gli obblighi che le amministrazioni pubbliche hanno. E niente. Quindi questa modalità di utilizzo dell'area sostanzialmente è basata su una promessa che Acciai Speciali Terni S.P.A., quindi che questa società fa, di aver avviato, cito di nuovo testualmente, di aver avviato un percorso di ridefinizione complessiva del piano di sviluppo aziendale, comprendente la valutazione della, sottolineo, possibilità di sviluppo e utilizzo dell'area in oggetto attualmente dismessa. Quindi praticamente il Comune ci sta dicendo: guarda che la futura messa in sicurezza operativa, che non è bonifica, non è la stessa cosa, ma mettere in sicurezza, diciamo, l'area, dipende da una promessa che ha fatto l'imprenditore, cioè Acciai Speciali Terni, di aver avviato una valutazione, anzi una ridefinizione complessiva del piano di sviluppo aziendale, comprendente la valutazione della possibilità di sviluppo e utilizzo dell'area in oggetto attualmente dismessa. Il che significa che il Comune dice: vediamo cosa vuole fare il privato, in base alla destinazione che verrà scelta, quindi se riavviare un'attività, se recuperarla ad attività produttiva o no, io di conseguenza valuterò la messa in sicurezza operativa, cioè come recuperare l'area in funzione di cosa se ne farà. Più o meno questo è la sintesi del ragionamento. Codice dell'ambiente 193,3, ordinanza del sindaco fissa il termine per la bonifica
se no questa viene eseguita in danno. È diverso, no? Quello che dice la norma, il sindaco, accertato, un'area abbandonata, quella che ci ho anche scritto recentemente, ma qui no, per ragioni anche importanti, concrete, nel diritto dell'Unione Europea si chiamano brownfields, i terreni scuri, i terreni abbandonati, dismessi. Perché vanno recuperati? Per il bene della collettività, ma è la prima cosa. Dopo quanti anni? Appunto, dopo quanti anni è la domanda che chiediamo noi. Cioè qui il problema è che sono passati, ripeto, dal 6 dicembre 2007, brownfields, l'Unione Europea non dà un termine, no? Dice una volta che sono dismessi, ma basta poco, basta che ci sia la volontà di chi è proprietario dell'area o chi ci lavora, l'impresa, di dismettere lo stabilimento. Una volta che è dismesso, è un cadavere industriale, come dice Mariangela, in modo molto efficace, una volta che è dismesso, è lì e nessuno se ne cura, caspita se crea un danno. Crea un danno al comune, prima di tutto. Il comune amministra i beni della collettività, crea un danno all'area circostante, crea un danno all'ambiente, eccetera, eccetera. Allora le scelte di pianificazione urbanistica devono tener conto in primis di questo. E poi due, devono essere coerenti con gli altri impegni che il comune ha assunto. Non cementificare, ma non è che lo sceglie il Comune di Torino, è un altro obbligo che deriva, piaccia o no, dal diritto dell'Unione Europea. Noi siamo lì dentro, meno male, qualcosa di buono ogni tanto l'Unione Europea ci obbliga a fare. Divieto di consumo di nuovo suolo. Quindi perché tu hai un'area che puoi recuperare, anzi devi recuperare, e vai a invece pensare di occuparne un'altra occupando e consumando suolo pubblico per costruire? Stiamo pensando ovviamente all'ospedale, no? Ma giustificamelo. E lì non c'è trasparenza, non c'è trasparenza, non si capisce quali siano state le ragioni, se non che l'area non era pubblica, giusto? Una delle, ma più o meno, cioè, abbastanza giusto. La norma quindi è violata, questa di cui vi ho detto, del codice dell'ambiente, cioè quella che dice il sindaco, dispone un'ordinanza al termine per bonificare, se non viene bonificato da chi ha inquinato, lo facciamo noi e il soggetto paga. Allora, il MISO è rinviato continuamente con proroghe, è subordinato a un piano aziendale ipotetico, tra l'altro, e non è definito l'utilizzo dell'area. Mi sembra che sia una violazione molto molto chiara della normativa di cui stiamo parlando. E poi ci sono tutta una serie di norme che, ripeto, vietano il consumo del suolo, ci sono una serie di indicazioni che lo stesso comune si è dato, il piano per il verde comunale, potrei citarne tanti, insomma, ma sono tutti piani di cui noi nella proposta di variante al piano regolatore abbiamo dato chiare indicazioni, dicendo comune devi essere coerente con le tue scelte, non puoi farne in modo da cementificare così dove vuoi senza ricordarti che c'è un'area disponibile. Dopodiché arriviamo ai giorni più recenti, dopo che l'amministrazione comunale, tranne i 5 Stelle, insomma, hanno respinto, mi sembra, la proposta di variante di cui noi avevamo chiesto venisse appunto destinata a quest'area, recuperata, bonificata e destinata all'ospedale, c'è stata una nuova proposta di variante a firma Nadia Conticelli, 16 febbraio 2024, quindi due settimane fa, insomma la più recente di tutte, in cui si legge un passaggio importante che poi è stato corretto dalla consigliera Alice Ravinale, un passaggio importante perché si è richiamata una mozione 25 del 2023 al Consiglio Comunale, in cui si chiede alla Giunta di avviare un processo partecipativo col coinvolgimento delle circoscrizioni al fine di definire la migliore destinazione di utilizzo dell'area o di una sua porzione, privilegiandone la rinaturalizzazione al fine di contrastare il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria. Dopodiché si aggiunge un pezzo che è importante, che vi leggo. Con tale mozione il Consiglio Comunale, prendendo atto delle problematiche derivanti dalla mancata bonifica, tra cui l'impossibilità di utilizzare il sito per realizzare un nuovo ospedale, ha altresì chiesto di definire celermente i progetti di effettiva bonifica,
cioè di una vera bonifica, non di una presa in giro, di effettiva bonifica degli ex stabilimenti Thyssen e Bonafous di Corso Regina Margherita numero 400, con tempistiche certe e celeri per l'esecuzione di lavori e senza ulteriori proroghe, al fine di superare lo stato di abbandono e i rischi ambientali in essere, sottolineando che tali bonifiche dovranno essere pagate dai soggetti che hanno inquinato. Chi inquina paga. In primis AST, Gruppo Arvedi e Thyssen Krupp. Così dovrebbe essere, ripeto, in base alla legge. E poi mi permetto di aggiungere, ma lo illustrerai per fare un assist a Marcello, l'interpellanza al sindaco, che è stata appunto proposta qui da Marcello Badiali in circoscrizione 4, in cui, come dire, il titolo mi sembra eloquente: messa in sicurezza o bonifica? Cioè, spiegateci un attimo che cosa volete fare, perché questo è determinante. La messa in sicurezza, specialmente con quelle modalità lunghissime, indefinite. Il nuovo MISO, mi correggerai tu, quanto dura? Sette anni che si vanno ad aggiungere ai 17 che sono già passati, eccetera. E poi, tra l'altro, con le stesse tecnologie del vecchio, di quel piano che non ha funzionato in passato. Quindi, insomma, una roba veramente imbarazzante è un eufemismo. E quindi la domanda è, ma ce lo spiegherà meglio Marcello, è più utile per la comunità che cosa? Questa continua proroga di piani che non si sa neanche in cosa consistono e che sanno veramente di presa in giro, oppure una bonifica effettiva? Ma al di là del se è più utile, questo penso per sensibilizzare l'animo dei nostri assessori, la questione è se sia legittimo o no. E io ritengo, da giurista questa volta, che per tutto quello che ci siamo detti non lo sia. Ma vedremo adesso che cosa succederà e se mai i nostri amministratori saranno un po' più sensibili, adeguatamente stimolati e ricordando loro anche cosa dicono le leggi italiane. Grazie.